Ciao ragazzi, oggi torniamo a parlare di crowdfunding, una delle cose che mi viene chiesta più di frequente su Instagram, anche perché ancora oggi lanciare una campagna di raccolta fondi online senza un'adeguata preparazione e con una strategia improvvisata, o meglio senza una strategia, continua ad essere il motivo principale per cui la maggior parte dei progetti fallisce. Una campagna di crowdfunding efficace, infatti, che si tratti di reward, donation o equity, è sempre il risultato di una meticolosa pianificazione che non concede scorciatoie. Una delle cose che dico più spesso è che il successo di una raccolta fondi si determina ancora prima che questa vada online. Ovviamente neanche una campagna ben pianificata ha una garanzia di successo e di finanziamento, ma la cosa certa è che quelle senza strategia hanno un'altissima probabilità di fallire. Ci sono tantissime cose da tenere a mente per costruire una campagna di raccolta fondi efficace e per questo motivo, insieme al team della mia azienda The Rev, ho costruito quelli che sono, a nostro avviso, i 10 step essenziali da compiere prima di lanciare una campagna di crowdfunding e che quindi sono molto utili anche a farvi capire se siete pronti a poter partire con una raccolta fondi che sia efficace. Il punto numero uno è la community, ovvero le persone che sono legate a voi e al vostro progetto e che quindi con molta probabilità diventeranno anche i primi finanziatori della vostra raccolta fondi. In questo caso le cose da fare sono essenzialmente due. Il primo è costruire una fase di prelancio della campagna, andando a creare una landing page sul vostro sito, oppure utilizzando uno dei tanti servizi gratuiti in rete come LauncherRock, che vi permettono di creare una pagina web con il contatore, con l'annuncio della campagna e la possibilità per gli utenti di iscriversi e quindi restare aggiornati su quando la raccolta fondi sarà online. La seconda cosa da fare invece è quella che riguarda strettamente la vostra community, gli utenti che sono legati a voi tramite una newsletter, tramite un'iscrizione da qualche parte oppure molto spesso tramite i social media. Qui non basta avere solo un tot numero di follower perché dovete considerare che generalmente se gli utenti non sono poi legati realmente a voi al progetto, circa l'1% partecipa realmente alla raccolta fondi con una donazione, mentre tutti gli altri si limitano al like, al commento o alla condivisione. Dunque è fondamentale curare la vostra community, annunciare la campagna e prepararli a partecipare, oppure, cosa ancora più difficile, prendersi tutto il tempo che serve per iniziare a creare una community, quindi partendo anche molti mesi prima del lancio della raccolta fondi. Il secondo punto riguarda tutto ciò che compete gli aspetti legali e gli aspetti fiscali, quindi bisogna innanzitutto scegliere che tipo di crowdfunding si vuole lanciare, se è una campagna di equity, di reward o di donation crowdfunding, e chi è il soggetto giuridico che lancia la raccolta, perché poi sarà anche lo stesso ad essere beneficiario dei fondi che verranno raccolti. Può essere una startup innovativa, può essere una persona fisica, può essere un'associazione, un ente pubblico, e in base a questa scelta cambierà totalmente tutto ciò che riguarda il regime fiscale, sia per quanto riguarda il creatore della raccolta fondi e che quindi che sarà il beneficiario dei fondi raccolti, sia per quanto riguarda il donatore o investitore che sceglierà di dare un contributo. Inoltre questo aspetto riguarda anche il modo in cui vengono inquadrati dal punto di vista fiscale i contributi economici ricevuti. Nel caso dell'equity crowdfunding, ad esempio, il finanziatore diventa un vero e proprio socio investitore dell'azienda. Nel caso del donation crowdfunding si tratta di donazioni e in alcuni casi possono esserci degli sgravi o delle detrazioni fiscali, come nel caso delle onlus. Oppure nel reward crowdfunding, nel momento in cui la ricompensa in cambio della donazione consiste nel vero e proprio prodotto, può esserci una compravendita, quindi bisogna assicurarsi di aver curato tutti questi aspetti e nel caso ad esempio della compravendita di soddisfare tutti gli adempimenti fiscali, come ad esempio il versamento dell'IVA. Il terzo punto riguarda la scelta della piattaforma su cui lanciare la campagna e dunque delle caratteristiche e degli strumenti che si avranno a disposizione per gestirla e per promuoverla. Io consiglio di fare questa scelta in base a tre criteri principali. Il primo è il target, ovvero il tipo di utenza che frequenta quella piattaforma. Ci sono piattaforme generaliste, ci sono piattaforme verticali di settore, ci sono piattaforme nazionali o internazionali, quindi in base al proprio progetto e in base al target a cui il progetto si rivolge, io potrò scegliere una piattaforma verticale se ad esempio devo fare un progetto in ambito musicale o nel design. Sceglierò una piattaforma generalista se invece devo fare
fare un progetto più ampio che abbraccia tanti utenti. Allo stesso modo, se sto sviluppando un progetto di hardware, un videogame o qualcosa di portata internazionale, sceglierò una piattaforma mondiale come può essere Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe. Se invece sto lanciando un progetto locale, come può essere un'iniziativa civica sul territorio, che quindi riguarda gli utenti italiani, o meglio gli utenti di uno specifico territorio, sceglierò una piattaforma come The Rev, che è specializzata nel civic crowdfunding e che quindi si concentra su quel settore lì. Il secondo criterio riguarda le caratteristiche e gli strumenti che la piattaforma mette a disposizione sia del creatore che del donatore, ad esempio i metodi di pagamento. Ora, oltre al costo della commissione di ciascuna piattaforma, io andrò a valutare che se sto facendo un progetto civico o sociale su un territorio italiano, è preferibile una piattaforma che mi dia la possibilità di raccogliere donazioni anche tramite bonifico bancario, tramite PostePay o tramite versamento offline per quelli di fascia di età più elevata che magari non utilizzano la carta di credito. Allo stesso modo, le piattaforme mettono a disposizione delle dashboard, dei pannelli di gestione, di statistiche, oppure di generazione di ricevute fiscali per esportare l'elenco dei finanziatori e le anagrafiche e via dicendo. Quindi andrò a vedere tutte le caratteristiche per scegliere quella che è la piattaforma, insomma, più adatta al tipo di progetto che voglio lanciare. Infine, il terzo criterio riguarda anche tutti gli altri servizi che la piattaforma mi mette a disposizione. Ci sono piattaforme molto grandi a livello internazionale dove tutte le attività sulla piattaforma vengono svolte in totale autonomia dal creatore, che si iscrive e lancia la sua raccolta senza nessun contatto con il team della piattaforma in caso di supporto, in caso di aiuto o per avere dei suggerimenti. Ci sono delle piattaforme invece che offrono un servizio in più per lo stesso costo, dove ad esempio ci sono tutorial, ci sono guide, ci sono indicazioni su come migliorare la propria campagna, c'è una consulenza gratuita quando la campagna viene creata e mandata in validazione, per cui il team della piattaforma la analizza e dà al creatore una serie di suggerimenti per migliorare la raccolta, e infine supporto e assistenza clienti per i donatori che magari hanno difficoltà a pagare o hanno difficoltà a condividere e insomma a partecipare a una campagna, e quindi c'è sempre un team che li affianca e li aiuta per incentivare la partecipazione. A questo punto, una volta concluse le attività preliminari, le scelte e le valutazioni che si fanno prima, si arriva nel cuore della strategia e quindi pianificare la propria campagna. La prima cosa da fare per costruire la strategia è individuare il target di riferimento, ovvero il pubblico a cui mi rivolgerò, perché una campagna di crowdfunding, così come una campagna elettorale, una campagna di marketing o qualsiasi altro lancio pubblico, non si rivolge mai indistintamente a tutti, ma avrà sempre una nicchia di riferimento a cui punta. Può essere anche più di una nicchia, nel senso possono essere anche target diversi, l'importante è saperlo e costruire delle azioni mirate per raggiungerli tutti. Quindi in una campagna di crowdfunding ci sarà quelli che sono i miei sostenitori, follower, associati, persone che già mi conoscono e si fidano di me, possono essere delle persone che sono appassionate di un settore specifico oppure che hanno un interesse specifico a finanziare quel progetto perché vivono sullo stesso territorio o perché hanno la stessa esigenza dal punto di vista lavorativo, o addirittura possono essere enti, organizzazioni e aziende che hanno un interesse a partecipare in questo progetto perché può avere finalità sociali o può avere finalità di business e via dicendo. Individuato il target, passo al secondo step, che è costruire la strategia di marketing, ovvero definire e pianificare tutte le azioni di comunicazione e promozione che metterò in campo per promuovere la mia raccolta fondi. Comunicati stampa, attività sui social media, attività di ufficio stampa, eventi, partnership, qualunque cosa servirà a raggiungere il target a cui mi rivolgo, presentargli e raccontargli la campagna in maniera efficace per convincerli a cliccare, a visitare il progetto, ad approfondirlo, fino a scegliere di dare un contributo e quindi effettuare un pagamento. Tutta la strategia di marketing va quindi trasformata in un calendario editoriale per mettere su una timeline temporale dall'inizio alla fine della campagna tutte le azioni che andrò a compiere nel corso del tempo per promuoverla, e questa timeline va affiancata da una seconda timeline, che è quella invece dell'andamento dei contributi economici, per cui avrò sempre chiaro ad ogni azione cosa mi aspetto come impatto e quanti contributi mi aspetto che arrivino dalla visibilità ottenuta. Dunque, in
qualsiasi momento durante la campagna io potrò rendermi conto se l'impatto generato di utenti che visitano la campagna e di utenti che vanno a contribuire a finanziarla sarà, secondo le aspettative, sarà di più delle aspettative o sarò indietro rispetto al piano iniziale. Quindi questa cosa qui è fondamentale per capire nel corso della campagna se io sto andando meglio del previsto, se sto andando peggio del previsto e soprattutto in quale punto prima della fine della campagna io raggiungerò il 100% del budget che chiedo e quindi che margine avrò dopo per andare in overfunding e raccogliere anche oltre l'importo richiesto. Di conseguenza, collegandoci alla strategia di marketing, si va a calcolare l'obiettivo economico, ovvero l'importo che chiederò con la mia campagna di crowdfunding, e questo si calcola essenzialmente in base a due fattori. Il primo è chiaramente di quanti soldi ho bisogno per realizzare il mio progetto. Ci sarà una soglia minima sotto la quale non posso realizzarlo e ci sarà una soglia massima con cui idealmente posso fare tutto quello che ho immaginato. Questo però si scontra con il secondo fattore, che è quanto realmente posso raccogliere con la mia campagna, e cioè si va a fare un calcolo a ritroso per avere una stima di quanto realmente sono in grado di raccogliere con le attività di marketing, il target, il tipo di progetto che sto mettendo in campo e quindi assicurarsi che entro la fine della campagna la raccolta abbia raggiunto almeno il 100% e non sia fallita, perché in quel caso rischia di diventare un boomerang che mi provoca un danno di immagine e non un guadagno di reputazione. Dunque, per ricavare l'obiettivo economico parto dal calcolo dei costi da sostenere, primo fra tutti il costo di realizzazione del progetto, ma anche tutti i costi connessi alla campagna di crowdfunding. Ad esempio, il costo della produzione di tutti i contenuti della mia campagna, dalle grafiche alle infografiche, ai video, ai documenti che saranno contenuti al suo interno. Il costo di produzione e spedizione delle eventuali ricompense, il costo delle consulenze legali e fiscali di cui avrò bisogno, la commissione trattenuta dalla piattaforma, il costo di tutte le attività di comunicazione e promozione, quindi ufficio stampa, social media, il budget che destinerò in advertising, che sono spesso costi che devo anticipare rispetto alla raccolta. Inoltre vado a calcolare la cosiddetta prima cerchia, chi sono le persone più vicine a me, amici, sostenitori, familiari, iscritti, utenti fidelizzati che probabilmente saranno i primi finanziatori della mia raccolta fondi. Calcolando la prima cerchia io posso quindi dedurre quale sarà il mio zoccolo duro che già nei primi giorni dal lancio della raccolta andrà a dare un contributo economico e quindi a dare una spinta iniziale alla mia raccolta. Ricordate che solo il 2% di tutte le campagne di crowdfunding nel mondo supera i 100.000 euro di raccolta. Dunque è fondamentale scegliere un obiettivo economico che sia raggiungibile e che non spaventi l'utente, perché se un utente arriva e trova una campagna lontanissima dall'obiettivo, ferma al 2, al 3, al 5%, sarà disincentivato e scapperà, mentre se trova una campagna già avviata a buon punto parteciperà con molto più piacere. Per questo motivo è fondamentale anche che nei primissimi giorni lo zoccolo duro, la prima cerchia di cui vi parlavo, vada a donare per sbloccare lo zero iniziale e fare in modo che poi quando gli utenti che ancora non vi conoscono vanno a visitare la campagna la trovino già a buon punto e quindi non si spaventino. Infine, quando si progetta la strategia di una campagna, bisogna tener conto che una raccolta fondi ha al suo interno un funnel esattamente come quello di una piattaforma di e-commerce o qualsiasi altro sito che acquisisce degli utenti, ovvero un percorso che l'utente compie fino ad arrivare allo step finale, che in questo caso è il finanziamento, e che ad ogni step di questo percorso c'è una caduta, quindi un tot numero di persone non proseguirà lo step successivo ma si fermerà e abbandonerà. Ovviamente l'obiettivo è costruire un funnel che sia quanto più efficace possibile per ridurre la caduta di utenti tra uno step e l'altro. Il primo step di questo funnel è ovviamente la reach, quindi quante persone sono in grado di raggiungere con la mia attività di comunicazione e quindi fargli scoprire che esiste questa campagna. E in base a quanto quella comunicazione sarà efficace, un tot numero di persone cliccherà e andrà sulla piattaforma a visitare la campagna. Le persone che vanno a visitare la campagna dunque guardano prima di tutto il video e poi le descrizioni e tutti i dettagli, e quindi anche lì bisogna costruire dei contenuti che siano efficaci per non perdere gli utenti. Dunque un video di apertura serve subito ad attirare l'attenzione, a coinvolgere l'utente anche emotivamente e a non farlo abbandonare, perché in pochissimo tempo, 1-2 minuti, vuole sapere di che si tratta, chi sei, che fai, perché lo fai, perché dovrei darti dei soldi.
Se questo lo ha convinto, passa allo step successivo, le descrizioni. A quel punto però invece vuole approfondire, vuole sapere tutti i dettagli e vuole essere sicuro che tu hai curato tutti i dettagli della campagna. Quindi tempi, costi, descrizioni del progetto, di cosa farai, di come lo farai. Se anche quello lo convince, l'utente decide di partecipare con un finanziamento e quindi si passa all'altro step. A questo punto lui decide di partecipare. Può partecipare in una campagna di reward crowdfunding con 2 euro, 5 euro o può partecipare con 500 euro. Questo chiaramente in una campagna di crowdfunding dove si tratta di tante donazioni da tanti utenti è un moltiplicatore che fa totalmente la differenza nella riuscita della raccolta. Come convinco qualcuno a donarmi non 5 euro ma 50, 100 o 200? Lo faccio con le ricompense, quindi in base all'importo che l'utente deciderà di donarmi, io gli darò in cambio una ricompensa, un oggetto, un'esperienza, qualsiasi altra cosa che lo incentivi quindi ad aumentare l'importo medio della donazione. Di conseguenza a questo punto io ho il funnel completo e sapendo quanti utenti raggiungo, quanti utenti potranno finanziare e quale sarà l'importo medio del loro finanziamento, posso stimare quale sarà l'obiettivo economico che sono in grado di raggiungere con la mia campagna. Prima, quando parlavo del funnel di una campagna di crowdfunding, ho detto che c'è uno step fondamentale che quando l'utente arriva sulla campagna e in base a quello che legge decide se contribuire finanziariamente oppure andare via. In questo caso entra in gioco lo storytelling, ovvero il modo in cui io racconto e presento il mio progetto al pubblico. Ed è fondamentale proprio perché una campagna anche mediocre, ma raccontata e presentata bene, è sempre molto più efficace di un progetto fantastico, ma raccontato male. Per cui è fondamentale raccontare i valori, la passione, il lavoro che c'è dietro, quello che voglio realizzare, come voglio realizzarlo, e dall'altro lato anche cosa ottiene in cambio chi decide di finanziarmi, che può essere un prodotto, una partecipazione, un'esperienza, ma può essere anche un fattore puramente emotivo o di solidarietà. È importante raccontarlo e metterlo in evidenza e ovviamente si è avvantaggiati quando si può giocare su una leva emotiva oppure quando si può collegare il progetto ad una tendenza mediatica legata alle news, alle tendenze sui social media e via dicendo. Entrando nel merito dei contenuti, tutte le campagne di crowdfunding si aprono con un video di presentazione che ha il compito di spiegare gli elementi essenziali del progetto della raccolta fondi in pochissimo tempo. Questo perché la soglia di attenzione media di un utente che visita una pagina web è sempre più bassa e oggi col mobile è ancora più bassa di prima. Dunque, un utente che visita una piattaforma in poco tempo decide se quello che sta guardando gli interessa e vuole approfondire o se andrà via. Il video quindi deve raccontare in 1, 2, massimo 3 minuti le cose essenziali. Chi sono? Che cosa faccio e che progetto sto realizzando? Come e perché lo voglio realizzare? Di quanti soldi ho bisogno? E infine, la cosa più importante di tutte, è perché gli utenti dovrebbero finanziarlo. In questo modo l'utente ha le informazioni essenziali e chiaramente se il video è raccontato ed è fatto in maniera eccellente, mostrando il volto degli autori e non delle slide anonime con dei testi, oppure raccontando una storia che sia emozionante e coinvolgente, la partecipazione è 100 volte più alta di un video anonimo e asettico. Chiaramente, inutile dirvi che le campagne che non hanno neanche un video di presentazione hanno quasi il fallimento garantito. Lo step successivo del funnel è quando l'utente, in base ai contenuti, ha deciso di voler finanziare un progetto e deve scegliere con quale importo. In questo caso entrano in gioco nel reward crowdfunding le ricompense, ovvero dei gadget, degli oggetti, dei premi che io posso offrire ai donatori in base all'importo del loro contributo. E questo molto spesso serve a determinare quale sarà la donazione media della mia campagna. Una campagna senza ricompense, infatti, riceve soltanto donazioni quasi simboliche o per solidarietà che raramente superano i 10, 15, 20 euro. Una campagna invece con ricompense efficaci ha una donazione media anche superiore ai 100 euro e questo, calcolando il numero di finanziatori che aderiscono con il crowdfunding, è un moltiplicatore che fa totalmente la differenza nel risultato.
Le campagne di crowdfunding più efficaci scelgono solitamente 8 ricompense, che vanno sia dai piccoli importi di 10, 20, 50, 80, 100 euro, sia di importo più grande, anche superiore ai 500, ai 1000, ai 5000 e ai 10.000 euro, che in molti casi sono pensati non tanto per il cittadino o l'utente finale che fa una donazione, quanto per aziende, associazioni, fondazioni che possono anche loro dare il loro contributo e ottenere qualcosa in cambio che gli è utile. Su The Rev le campagne di crowdfunding migliori utilizzano solitamente 4 tipologie di ricompense. Le ricompense simboliche, quindi per piccoli importi dei ringraziamenti che siano sui social, al telefono, sulla stampa, oppure il merchandising, cappellini, t-shirt, gadget vari da offrire ai donatori che donano almeno una soglia minima. Le ricompense di prodotto, nel caso in cui la donazione non sia più simbolica, ma diventi quasi una prevendita di quello che sto realizzando. Dunque, in questo caso l'utente potrà ricevere il servizio, il prodotto fisico o l'evento che andrò a realizzare con i fondi raccolti in prevendita o in anteprima, dei coupon, degli sconti o altri vantaggi, oppure una versione del prodotto totalmente personalizzata a seconda di quanto avrà scelto di donare. Le ricompense extra, che sono pensate per chi dona anche di più del necessario per ottenere il prodotto, che possono essere delle bozze, delle rarità, degli inviti nei backstage, degli incontri di persona con gli autori, e quindi qualsiasi cosa possa dare un valore maggiore al prodotto oppure possa far vivere al donatore un'esperienza particolare. E infine le ricompense per i grandi donatori, come vi dicevo, pensate per aziende, associazioni o organizzazioni che decidono di aderire alla campagna e quindi in cambio possono ottenere visibilità, partnership, un coinvolgimento diretto nel progetto e qualsiasi altra cosa, quindi possa portare un beneficio a un soggetto che decide di fare una grande donazione a una campagna di crowdfunding. Questo è uno degli obiettivi più difficili per una campagna di crowdfunding, ma anche uno di quelli determinanti per il suo successo, ovvero assicurarsi di raccogliere almeno il primo 30% dell'importo economico nel minor tempo possibile. E questo è possibile grazie alla prima cerchia di sostenitori, amici, familiari, utenti fidelizzati che rappresentano lo zoccolo duro e che andranno quindi ad essere tra i primi finanziatori del vostro progetto. È fondamentale perché invece quando un utente sconosciuto arriva sulla campagna perché vi ha scoperto tramite la stampa, i social o un altro canale, ma ancora non vi conosce, deciderà se restare e partecipare o se andare via anche in base all'andamento della raccolta. Se trovano una campagna ferma allo 0, al 5, al 10%, probabilmente andranno via perché non avranno fiducia, non conoscono i fondatori, pensano che la campagna stia per fallire, magari pensano che il loro contributo economico non sia determinante per il successo, mentre invece se arrivano quando la campagna è all'80 al 90% penseranno che la stessa donazione sia fondamentale per il successo e quindi tutti i donatori di una campagna di crowdfunding sono generalmente dei trend follower e non dei trendsetter. Nessuno vuole sbloccare lo zero iniziale, tutti vogliono salire sul carro dei vincitori. Per questo motivo, prima di partire con la promozione in grande stile della campagna per raggiungere utenti nuovi, è meglio assicurarsi il contributo degli utenti che già vi conoscono e sono già fidelizzati, in modo da non perdere e massimizzare il risultato degli utenti nuovi che arriveranno. L'ultimo punto del mio video riguarda la campagna di comunicazione, ovvero tutte le azioni che andrete a mettere in campo dal lancio della campagna, ma che chiaramente avete pianificato prima. La premessa in questo caso è che oggi lanciare una campagna di crowdfunding non è più una notizia, quindi è fondamentale aver pianificato prima delle attività di ufficio stampa, dei contenuti sui social media e una serie di strategie che vi permettano di raccontare il vostro progetto raggiungendo il pubblico in maniera efficace. Una delle cose che potete fare, ad esempio, è prepararvi un elenco di blogger, influencer, forum, piattaforme da contattare prima del lancio della vostra campagna, con cui trovare un accordo per fare in modo che poi quando la campagna sarà online loro pubblicheranno qualcosa che rimanderà alla vostra raccolta fondi, quindi che siano degli ambassador, degli influencer che si fanno ambasciatori del progetto e che decidono di sostenerlo, oppure che siano blog, testate o altri siti che parleranno del vostro progetto sul proprio sito, linkando alla campagna di crowdfunding. Stesso ragionamento vale per quanto riguarda l'advertising, che è un argomento sempre molto spinoso perché nessun creatore che sta raccogliendo dei fondi vuole avere delle spese vive e investire dei soldi per promuovere la sua campagna.
E qui c'è un errore di fondo, e cioè il fatto che prima di tutto il crowdfunding non è mai l'ultima spiaggia, non è il luogo dove tu vai a raccogliere fondi se tutti gli altri sono andati male, le banche, gli investitori, eccetera. E seconda cosa, il crowdfunding non è elemosina, quindi non è un cappello per strada dove chiunque ti fa una donazione senza motivo per solidarietà, ma è più una forma di investimento. Per cui io decido di mettere in campo delle persone, delle risorse, delle attività di comunicazione, di marketing, eccetera, così come un budget vivo in da spendere in advertising per investire quei soldi in un progetto che mi porterà visibilità, mi porterà reputazione e auspicabilmente mi porterà anche molti più soldi di quanti ne ho investiti, motivo per cui le campagne di crowdfunding efficaci mettono in conto un budget da investire per costruire e promuovere la campagna con l'obiettivo di raccogliere un budget molto più alto. Ho parlato già tanto, ma ho provato a darvi gli elementi essenziali per progettare una campagna di crowdfunding e per capire anche se siete pronti a lanciare una campagna di crowdfunding. Per cui, se vi mancano ancora alcuni di questi step, è preferibile lavorare ancora sulla strategia e sulla pianificazione e poi partire con la raccolta fondi. Chiaramente, se avete qualsiasi opinione, suggerimento o domanda sul crowdfunding, lasciate pure un commento a questo video. Se preferite, scrivetemi su Instagram o sugli altri social dove solitamente le persone mi mandano le proprie domande e mi suggeriscono i prossimi video da fare. E chiaramente, se vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale YouTube per restare aggiornati sui prossimi video.